Buonasera a tutti, grazie sempre per la numerosa presenza perché a noi ci incoraggia molto. Quest'anno abbiamo fatto un programma impegnativo, è stata una sfida con noi stessi e speriamo che possa essere condiviso anche con voi. E quindi avere questa grande presenza è un forte incoraggiamento per noi. E ovviamente noi apriamo sempre con l'amico che è Marco Luix, la nostra conoscenza con Marco è datata 2006 e appunto da 7 anni apre la stagione. Marco per noi è un punto di riferimento, è il nostro mentore, e ci dà tante indicazioni, ci dà tanti contatti che cerchiamo poi appunto di indirizzare presso la nostra associazione. Ovviamente dobbiamo fare sempre dei doverosi ma sentiti ringraziamenti per la realizzazione di questa 7ª stagione, che sono sempre l'amministrazione, che è rappresentata dall'assessore alla cultura, nonché vice sindaco, Carmina Trillino, la quale appunto ci sostiene nel realizzare questa 7ª stagione. E poi ovviamente degli sponsor con i media partner che fanno sì che tutto vada per il meglio. Abbiamo creato una bella squadra affiatata e questo, diciamo, tanti piccoli problemi logistici e organizzativi vengono superati appunto dall'entusiasmo delle persone. Il programma della... Tu puoi dire qualche cosa sul mio libro? Sì, diciamo subito. Marco presenta il suo primo libro in italiano, appunto pubblicato in italiano, che è un libro che vi invito a leggere, perché è un libro che lui è un dei massimi esperti sul cambiamento. Per chi non lo conoscesse, Marco adesso mi ha fatto saltare tutto ciò che volevo dire, ma comunque ci adattiamo sotto questo aspetto qui. Per chi non lo conosce, Marco è stato per 8 anni capo della cellula di prospettiva alla Comunità Europea, iniziata sotto il governo Delors e poi proseguita con Sander. Quindi è una cellula di prospettiva che era fatta da filosofi, diciamo, teologi, artisti, scienziati, e il compito era quello di girare il mondo per trovare, individuare i piccoli cambiamenti che poi a distanza di 20, 30, 40 anni sarebbero stati appunto diciamo, l'input della società sia a livello individuale che a livello collettivo. Ovviamente è stato inascoltato, perché siccome anticipava il futuro i politici non riescono a capirlo o a gestirlo. Dopo di questa è stato appunto presidente, decano di diverse facoltà universitarie, e poi adesso è un conferenziere chiamato in tutta Europa. Da noi viene gratuitamente e gli rimborsiamo, come tradizione di associazioni di confronti, solo le spese vive del viaggio. E quindi finalmente abbiamo trovato un editore che ha pubblicato il suo libro, e quindi vi invito, a chi lo desidera ovviamente, a leggere questo libro. Lui è anche disposto ad autografare il libro al termine dell'incontro. Il programma della stagione, della 7ª stagione, appunto, è tra scienza e fede. Non mi dilungo, perché ci sarà Franco che farà una breve introduzione, il motivo per cui abbiamo scelto questo tema. Io sono sempre sintetico, passo la parola all'assessore Carmina, il quale ci darà sempre un gradito saluto. Grazie. Buonasera e benvenuti nella sala comunale del Comune di Formia. Il ringraziamento, parto subito con il ringraziamento all'Associazione Confronti, perché veramente ci dona, non ci regala, ci dona conoscenza per almeno fino al mese di giugno. E donare conoscenza in questo periodo credo che sia una cosa fondamentale per ognuno di noi, sia come cittadino sia come persona. Bisogna credere nel proprio processo di conoscenza, che non debba mai arrestarsi davanti a niente.
Una frase che amo molto è quella che dice: il cambiamento non bisogna mai opporre resistenza al cambiamento. Anche quando il cambiamento, ne parlavo prima col professor Ghisi, il cambiamento significa rottura di paradigmi e significa rottura di schemi. Bisogna avere il coraggio di dire che le cose non possono essere fatte anche in maniera diversa, attraverso l'ascolto, attraverso il dialogo, quindi attraverso questi momenti di conoscenza appunto che ci ridona l'associazione Confronti e che nella fattispecie stasera ci regalerà attraverso un'indagine sulla sacralità della figura femminile il professor Ghisi. Vorrei semplicemente a questo punto salutarvi con due frasi, una relativa appunto al tema del rapporto che intercorre fra spirito e scienza. Spirito e scienza con una frase appunto di Tommaso d'Aquino che diceva: una fede che non è pensata non è niente. E invece sulla parte della sacralità femminile mi piacerebbe salutarvi con una frase di Henri De Luca, il quale dice che nel nome del padre si inaugura la croce e nel nome della madre si inaugura invece la vita. Grazie, buona conoscenza. Sente? Bene. Allora, ora diciamo, il mio compito è quello di introdurvi un po' la stagione di quest'anno. Però ho chiesto al professore, all'assessore Mimmo, Teresa, no? Se potevo prendermi un minuto per una cosa che mi sta molto a cuore. Io ho dei carissimi amici di una ONG che si chiama Un Ponte Per. Loro lavorano da più di 5 anni nel Rojava, costruendo presidi sanitari, scuole, collaborando con tutte le autorità civili di quella zona lì. E ora in questo momento potete immaginare cosa stanno passando. Proprio mentre parlava l'assessore mi è arrivato, sono in contatto con il gruppo, no? Attraverso WhatsApp, eccetera, e che è stato bombardato un presidio sanitario, sono stati figli di 2 medici dell'associazione, il personale sanitario che sta lì per aiutare. Cosa voglio dire? La nostra associazione, come avete visto per chi ci segue insomma, da quando abbiamo iniziato, tocca tantissimi ambiti, tantissimi temi, no? Come per approfondire, ma poiché noi crediamo che la famiglia umana sia una. Ora, vedere come invece in tanti ambiti, tipo quello che sta accadendo adesso lì, cioè, si vive solo di contrapposizioni, che poi muoiono donne, bambini, uomini, ma questo che fa? Tanto si passa sopra a questo, no? È molto triste. Però questo ci dà anche, come dire, è un po' una cartina di tornasole, tragica, della bontà del nostro, come dire, del nostro proiettarci, del nostro agire in questo senso qui, degli incontri che facciamo. Certo, noi siamo una goccia in questo oceano immenso, però noi cosa possiamo fare? Sappiamo tutto quello che sta accadendo lì, non è che come quei campi di concentramento, dice, ma noi non sapevamo, no, noi sappiamo, però siamo impotenti lo stesso, io mi sento impotente, quanti di noi si sentono impotenti? Bene, e allora ci fermiamo e basta, no, agiamo come stiamo facendo, continuiamo così. Allora questi incontri acquistano un senso ancora più alto, no? Perché è un modo per essere presenti, è un modo nostro per quello possiamo fare, anche nella tragicità di momenti che si vivono altrove. Grazie, questo mi sembrava doveroso. Allora, tra scienza e spirito. La realtà ha 2 aspetti, uno visibile e l'altro invisibile. L'aspetto visibile è dato dalla materia, dagli oggetti, cioè da quello che è percepibile dai 5 sensi. Quello invisibile è dato dallo spirito, dall'incorporeo, dall'ineffabile, che per essere colto richiede l'attivazione di ciò che taluni definiscono i sensi dell'anima. La scienza si interessa di ciò che può essere misurato e ciò che non lo è non ricade nel suo campo di indagine. La spiritualità ha un approccio olistico alla realtà, con la R grande. Ricerca il senso profondo dell'esistere, intuisce la presenza di un'energia, una forza, una coscienza superiore, come fondamento della vita stessa, invisibile ma concreta interiormente. Nei secoli si è accentuato questo dualismo tra la materia e lo spirito, e la conoscenza scientifica, nel corso del tempo,
ha modificato i parametri all'interno dei quali ha operato, passando da quelli estremamente rigidi di fine 800 inizio 900 a quelli estremamente fluidi del dopo Einstein, ma in ogni caso la sua indagine è sempre stata contenuta nell'ambito del manifesto. Oggi la scienza è giunta alla conclusione di non poter determinare, come un tempo sperava, quale sia la verità ultima delle cose o che cosa ci sia dietro ai fenomeni fisici. Nonostante tutti i trionfi e gli innegabili e fondamentali progressi, la scienza non è riuscita a cogliere né il principio unificante né la ragione d'essere della vita stessa. E ciò non permette all'uomo di trovare quelle risposte ai grandi interrogativi del vivere e morire, a quel bisogno di conoscenza profonda sul senso della vita che sorge dai più profondi recessi dell'animo umano. Ed è qui che gli scienziati più sensibili, meno dogmatici, stanno cercando di creare degli agganci, dei ponti, con la più vasta dimensione dello spirito. Intuiscono che deve essere modificato il loro approccio alla conoscenza, al sapere, non più solo attraverso i vecchi percorsi scientifici, ma anche tramite degli approcci innovativi e creativi, che riescono a coniugare il rigore e l'oggettività della sperimentazione senza per questo precludere aperture ad orizzonti e dimensioni più ampie. Noi riteniamo che progressivamente, ma inesorabilmente, si arriverà a comprendere quello che anime e menti profetiche di ogni dove e ogni tempo ci hanno già annunciato. Non c'è alcuno scarto tra la materia e lo spirito, perché la realtà, con la R grande, è data proprio dalla loro fusione. Nella settima stagione di confronti vedremo come grandi filosofi, mistici e scienziati abbiano cercato di colmare questo divario, offrendo una visione il più possibile unitaria della realtà. Stasera iniziamo con la riflessione che ci donerà il professor Ghisi. Grazie. Buonasera a tutti. Sono molto contento di essere di nuovo da voi. Però devo confessare una cosa, ho paura. È uno degli argomenti i più difficili che devo trattare oggi. E non sono sicuro d'essere all'altezza. Farò del mio meglio. Bene. Prima parliamo del sacro in generale. Il sacro visto dai sociologi. Dicono, il sacro è il valore supremo d'una civiltà. La civiltà moderna aveva un valore principale che era la lotta contro le persecuzioni e l'inquisizione e tutto il Medioevo. La gente era stufata e voleva la razionalità che ci libera dell'inquisizione. Questo era il sacro moderno. Adesso, grazie. Avanti. La nostra civiltà industriale ha come perso il senso del sacro, è un po' sparito. Avanti. Se paragoniamo il sacro di mia nonna e il sacro di mia figlia, vediamo una differenza enorme. Mia nonna leggeva l'imitazione di Gesù Cristo e per lei la vita era una valata di lacrime
E dunque la felicità era per dopo il cielo. La vita, lacrime, negativa. Va bene. Ma questo sacro di mia nonna non era del tutto negativo, era un sacro patriarcale che ha prodotto delle cattedrali medievali meravigliose. Dunque non era del tutto negativo. Però quando parlo con mia figlia mi dice: ma se non ci riconnettiamo con la natura, se non ritroviamo questo legame con la natura, siamo per morire tutti. È un sacro di riconnessione. È praticamente il contrario del sacro della mia nonna, che era un sacro di disconnessione. Dobbiamo separarci dalle cose mondane, andiamo sulla montagna per incontrare il divino, il sacro patriarcale, il sacro delle cattedrali. Seguente. Greta Thunberg. Perché ci sono milioni di giovani che seguono? Perché sta mettendo il dito su un nuovo sacro di rispetto, rispetto della terra, rispetto della natura. Dobbiamo, e lei lo dice con parole semplici, dobbiamo cambiare il sistema economico, politico, dobbiamo fare qualche cosa di importante perché dobbiamo avere un futuro. Non vogliamo noi generazione giovane, non vogliamo morire. È forte. È un sacro differente. Ma un sacro. Per loro è il valore ultimo. Per vecchi come me, io ho dovuto riplanificarmi per capire mia figlia. Perché io ero nel sacro verticale, patriarcale, che non è né bene né male, però per capire mia figlia ho dovuto andare per tentare di capire ciò che lei aveva nella mente. Bene. Seguente. Allora, adesso prendiamo, questo era un primo circolo, adesso andiamo più profondo. Andiamo verso il sacro come un cammino verso il divino. Attenzione, qui diventa difficile. Avanti. Questo devo leggere, perché è una citazione di una signora, di un libro in inglese che non è tradotto in italiano. Il sacro femminino racchiude nel suo centro il mistero della creazione. Senza il femminino non può nascere nulla, è evidente. Nulla può venire all'esistenza. Questo vuol dire che ogni donna porta nei suoi centri spirituali la luce sacra della creazione. Ciò che noi uomini non possiamo dire, non abbiamo questo nel nostro corpo, abbiamo altre cose, ma questo no. Senza questa luce non può concepire né dare la vita. Dunque le donne hanno questa luce divina qualche parte, misteriosamente. Vale a dire
donare la luce spirituale di anima, di un'anima al bambino, l'anima nuova del bambino è come concepita dalla donna, è una concezione non solamente corporea ma anche spirituale. C'è una cosa che noi uomini non possiamo capire totalmente. Possiamo capire con la mente, però è nel nostro corpo? No. Avanti. Parte della saggezza del femminile è dunque aspettare, ascoltare, essere ricettiva, come la Vergine Maria quando viene l'angelo e dire tu avrai un figlio, ma io non conosco nessun uomo, e poi finalmente dice ecce ancilla Domini, io sono la serva del divino, mi lascio fare. Nella ricerca del divino, che tu fai una ricerca buddista, tu fai una ricerca atea, fai una ricerca cristiana, c'è una dimensione di yin, di passività, di femminino, che anche noi uomini dobbiamo lasciare andare. Non c'è il cammino verso il divino, è accettazione. Non si può imporre nulla. È il mistero della luce che nasce nella materia. E la gravidanza della donna è un momento supremo di recettività, di attesa, di ascolto. È un sentimento di ciò che sta accadendo in lei, ma che lei non sa spiegare. Però accade. È forte. È molto potente. Seguente. Le donne devono riconoscere la loro autentica natura spirituale e il potenziale trasformativo che portano in loro, in modo che possano restituirlo alla vita. Perché senza loro luce il mondo morirà lentamente. Io non sono un femminista, ma dico, se vogliamo un futuro, se vogliamo una civiltà di vita, abbiamo bisogno, per costruire questa nuova civiltà, di grossi blocchi. Uno dei blocchi principali è il sacro femminino. Per costruire il futuro. Il problema non è più femminismo, eccetera, siamo al di là. E noi uomini dobbiamo imparare questa receptività. Altrimenti sul cammino spirituale, niente. Il mondo ha bisogno della presenza di donne che siano consapevoli della loro luce spirituale. Abbiamo fatto di tutto per negare questo. Già da Platone. Io amo molto Platone, però per questo argomento niente.
amo Platone, ma la luce spirituale femminile, niente. Dunque, sono 3.000 anni e più che mettiamo questo sacro femminino alla porta. Perché? Non so bene. Però so una cosa. Per il futuro abbiamo bisogno di questo blocco enorme di valore. E le donne, mi raccomando, svegliatevi. Svegliatevi al vostro potere. E non è più un potere politico per rivendicare, no. È un potere di trasformazione spirituale. Wow. È forte. È importante. Avanti. Allora, adesso parlo di una cosa che voi non conoscete, le beghine. Conoscete? Chi conosce le beghine? 5-6. Allora, racconto. Siamo 1150. L'inizio 1150-1200. Appare un gruppo di donne, donne intelligenti, che sanno leggere, ciò che era un'eccezione, nessuno sapeva leggere. Sanno leggere la Bibbia, che è in latino, non esiste in francese, in italiano, niente. Hanno letto i padri della Chiesa in latino, a volte sanno anche il greco. Queste donne che sono centrate nella loro potenza femminile decidono di mettersi insieme. Hanno soldi, non dipendono da nessuno, non sono un ordine religioso, sono laiche che decidono di costruire delle casette, comprano un grande terreno e mettono una chiesetta al centro. E scelgono da loro il prete che farà la messa. Scelgono fra i pochi preti che hanno capito ciò che vuol dire il cammino di trasformazione spirituale. Ci sono pochi, ma ci sono. E queste donne condividono la loro ricerca spirituale. Non solamente questo, vanno nelle strade e spiegano il Vangelo alla gente in un modo molto migliore dei preti. Perché i preti molto spesso a quest'epoca erano di educazione abbastanza bassa, sapevano un po' di latino per blablatare la messa, però non so se capivano bene ciò che dicevano. Il livello era... Dunque predicano nelle strade e poi aiutano la gente a diventare artigiani e poi curavano i malati. Bellissimo. Però certi vescovi non gli piace. Presentono la potenza del sacro femminino. Ne hanno paura, non lo dicono. Dunque vanno dal Papa e dicono: Sua Santità, che pensa di questo movimento? Il Papa si informa, poi dice che ci siano donne laiche che vanno verso la santità. Io non può essere che molto felice. Dunque voglio
che queste donne siano rispettate e valorizzate. I vescovi, certi vescovi non erano contenti affatto. Dunque, 100 anni dopo, 1303, fanno un altro concilio in Francia che finalmente chiede all'Inquisizione, che era stata creata, di indagare il caso delle beghine. E dunque hanno bruciato, c'erano 200.000 beghine e dopo questo ne rimangono 300 solamente in Belgio, tutto il resto è sparito. I vescovi belgi avevano come consigliere delle beghine di alto livello e dunque hanno detto all'Inquisizione: qui no. È così che abbiamo dei beghinage a Bruges, a Ghent, insomma in tutto il Belgio si può ancora visitare questi beghinaggi. L'importante, avanti. Allora, vi parlo d'una sola donna, Adoaig di Anversa, nata probabilmente ad Anversa, viveva a Nivelles, vicino a Bruxelles, e ha diretto un grande beghinaggio vicino a Bruxelles. Ho scelto questa donna perché, secondo me, nella storia molte donne sono controllate o dal Papa, o da un vescovo, o da un marito, o da un confessore. Adoaig di Anversa, nessun controllo. Era una donna completamente indipendente, non era religiosa, non aveva nessun superiore e dunque ha potuto veramente esprimere il suo cammino spirituale. Avanti. Avrei potuto scegliere Hildegard von Bingen, che è una grande, grandissima, però Ordo Sancti Benedicti, vuol dire monaca. C'era controllo, comunque era una grandissima donna, ma ho preferito Adoaig di Anversa. Avanti. Allora, comincia da questa, nelle sue visioni, non parla mai di Dio, mai, parla di amore. In forma virile, dolce e bello, nel ricco splendore del suo viso, è venuto da me in modo così umile come un amante che si sottomette totalmente all'altro. Avvicinandosi a me, mi ha abbracciato e mi ha stretto a lui. Visioni. Quando le donne vanno al divino, prendono la freccia rossa verso il divino, attraverso l'amore. Vedremo che Meister Eckhart, il grande mistico del Medioevo, che è stato influenzato da Adoaig. Spiegheremo questo dopo. Avanti. L'unione esteriore era evidente. Sapore. E sentimento, come quando riceviamo il sacramento dall'esterno, per assaporarlo con la visione e con i sensi, in modo che l'amata riceve l'amato in una perfetta pienezza di vista e di udito e che si perdono l'uno nell'altro.
si perdono l'uno nell'altro. Nel buddismo, per andare al di là del tuo ego, hai bisogno di 20 anni. Qui, Adwaik va al di là del suo ego d'un modo molto semplice. Si perde nell'amore. Oh. È forte. Dice la stessa cosa che tutti i mistici, però potenza del sacro femminino. Capite ciò che voglio dire? Fanno le stesse esperienze di tutti i mistici che dicono sì, dobbiamo andare al di là del nostro ego, ma questo è più facile da dire che di fare. Il buddismo va bene, ci sono buddisti che ci sono arrivati dopo una pratica di molti anni. Credetemi. Avanti. Attenzione. Allora, sono rimasta immersa nel mio amato e mi sono persa in lui. Senza riserve. Così che nulla è rimasto di me. Nulla è rimasto di me. Sta al di là del suo ego, evidentemente. Però, d'un modo molto potente. Allora sono stata trasformata e rapita in spirito. E ho avuto una rivelazione di molte ore. Avanti. Però, questa è la prima parte. Adesso viene la parte difficile. Perché si arrabbia Adwaik di Anversa, si arrabbia contro l'amore. Perché? Perché? Quindi ogni anima mistica oscilla tra i favori datele dall'amore e l'abbandono e il rifiuto. Le meraviglie gustate si frantumano all'improvviso, come sotto il bagliore del tuono, e appare il deserto sterile da desolazione e il gran lutto d'essere nata. Attenzione. Da tutti i mistici si parla di trascendenza. Evidentemente il divino non è umano, è trascendente. Vuol dire che a certi momenti è molto vicino e ad altri sparisce. E dunque la nostra Adwaik è furiosa. È furiosa, però sa che è vero e che non c'è altro da fare. Perché, avanti, la trascendenza, solo ciò che è trascendente, che è completamente altro, può essere immanente senza essere modificato dal divenire di ciò in cui risiede. Vuol dire, se tu sei trascendente, tu ti puoi manifestare nel concreto senza perderti perché sei trascendente. Però nella mistica dell'amore, la Adwaik è furiosa perché vive d'una parte l'illuminazione e d'altra parte la frustrazione del trascendente. Corrisponde a tutto alla notte
dei mistici. Tutti parlano di questo, però Conrad Wick, avanti. Gli amanti non sono abituati a nascondersi, ma condividono molto, come nel caso dell'esperienza intima che fanno insieme. È forte. Si gode dell'altro, lo si mangia, lo si beve e lo si assorbe completamente. Avanti. Adesso arriviamo, se loro hanno letto un po' di mistica, tutti i grandi mistici come Meister Eckhart arrivano tutti all'ultimo passo. L'ultimo passo è la immedesimazione con il divino. Questa è l'esperienza ultima di Meister Eckhart. E lei ha già capito, l'ha già vissuto. Nel godimento dell'amore diventiamo Dio onnipotente e giusto. Diventare Dio con Dio. E nel profondo della sua saggezza che imparerai ciò che Egli è. E quale meravigliosa dolcezza è per gli innamorati dimorare l'uno nell'altro, in modo tale da non potersi distinguere. Ma ognuno gode dell'altro reciprocamente, bocca a bocca, cuore a cuore, corpo a corpo, anima a anima. La stessa natura divina scorre in loro e li attraversa entrambi. Questo vi dico della mia esperienza di teologo, è la frase la più potente che ho letto nella mia vita. Fino a questo punto sono poche persone che sono arrivate. Potenza della mistica femminile. Wow! E Maestro Eckhart, il grande, che dice? Dice, ich habe mit den Beginen gesprochen, ho parlato con le Beghine, ho scoperto il loro cammino, ma non sono riuscito a immedesimarmi con questo cammino, perché io, Meister Eckhart, non posso dire che sono l'amante di Dio, non ce la faccio. E dunque io prendo un cammino che va un po' indiretto, mentre che Adwaite, ring. Dunque il grande, uno dei più grandi mistici del Medioevo, dice: meno rapido, meno potente, facciamo ciò che possiamo noi uomini. E è un grande. Però meno potente, meno rapido. Avanti. Adwaite è veramente, nel cristianesimo, la mistica la più audace, la più avanzata, la più umanamente spirituale. Rappresenta un diamante del sacro femminino nella storia.
che la conduce diritto verso l'unione con il divino in lei e al di là del suo ego. La sua potenza è enorme per il mondo di oggi. Avanti. È finito. Questo PowerPoint lo potete avere perché questa citazione è difficile da trovare, soprattutto in italiano. Vale la pena di leggere e di meditare. E vorrei, per concludere, ripetere ciò che ho detto all'inizio. Se si sente Greta Thunberg, lei dice dobbiamo costruire un'altra civiltà sostenibile, dobbiamo in questa società sostenibile il sacro femminino è una pietra centrale. Vi ringrazio. Grazie. Se ci sono delle domande, Marco domande. È a disposizione. Sì, avanti. Vieni, devi venire qui per favore perché sì, il... è più facile per la camera. Ecco. Allora, la ringrazio, professore. Vicino alla bocca. Il micro vicino alla bocca. La ringrazio, professore, perché la sua... profondità mi ha stimolato moltissimo. Io ho un problema, le faccio una domanda al teologo. Dicono i cristiani che la Madonna è la madre di Dio. A me questa cosa mi manda ai matti. Letteralmente. Io so che Dio non è né maschio né femmina, oppure ce l'ha tutte e due. Ma quest'idea della madre di Dio, vorrei che lei illuminasse questo mio pensiero scarso e affaticato. Da teologo, grazie. Abbastanza semplice. Sì, per il seguito. È la madre di Dio, ma penso che abbiamo tutti un pezzo di Dio in noi. E questa è l'idea più sofisticata. Quando si dice madre di Dio, sì, Gesù aveva il divino in sé, ma l'abbiamo anche tutti noi. Ah, questo è nuovo. Piccola nuance, è più profondo di ciò che pensavamo. È ancora più profondo. Dunque, scaviamo. Qua? Ah, nuance, sì, sfumature. Scusi. C'eri tu che volevi venire? Vieni, vieni. Vieni qua. Non posso arrivare lì. Allora, io volevo chiedere, anche noi maschietti abbiamo una parte femminile? Sì. Come anche le femminucce hanno la parte maschile? Sì. Quindi occorre anche noi... ognuno di noi trovare un equilibrio tra queste due forze della natura. Un po' per richiamare anche la sua prima domanda, gli induisti parlavano di Shiva e Shakti, che sono sì. Due forze maschile e femminile, e che hanno sono indipendenti, cioè praticamente ognuno è importante come l'altra. Sono quindi, d'accordo.
Quello che stiamo vivendo, effettivamente stiamo assistendo forse a una trasformazione spirituale e anche economica, sociale, che stiamo andando verso, forse, credo, una parte più femminile, perché abbiamo vissuto forse in maniera molto forte il maschile, una società maschilista, nulla di giusto o sbagliato, è una scelta operata mille anni fa e quindi stiamo vivendo questa fase. Madre natura, quindi un rapporto più empatico e generoso e anche tranquillo con questa forza, è una forza femminile alla fine, la madre natura. Quello che voglio chiedere io è che è vero che ci stanno questa riscoperta, questa voglia di arrivare allo spirito, all'ego, e diventa forse un po' difficile in questa società perché stiamo vivendo forse al massimo livelli la parte più materiale, diciamo così, la parte più maschile, se vogliamo. Però come ogni cosa ci sono anche la parte opposta e quindi c'è, se vogliamo così, trovare una perfezione in questo percorso che ci possa portare, anche quello che fa l'associazione, a un risveglio un pochino più introspettivo. Cioè, questa ricerca che questa donna, anche se nel Medioevo, ci sta indicando di fare un profondo viaggio interiore. È un viaggio individuale alla fine questo qui. Possiamo leggere tanti mistici che bene o male parlano più o meno anche dello stesso modo, la stessa energia di questa donna che io non conoscevo, grazie per avermi fatto la conoscere. E a noi questo è un viaggio molto, molto individuale, quindi forse la maggior parte sentire parlare di ego o spiritualità tende un pochino a raffreddarci perché siamo abituati a giudicare il nostro prossimo, a essere operato dai mass media che ci danno un attimino. Sì, e quindi quello volevo chiedere un attimino se come vedi questo cammino che stiamo percorrendo, se questa è una società che magari ci porta verso un equilibrio tra il maschile e il femminile. Ecco. Allora, la mia risposta è che se guardo in me stesso, il mio femminino era così, da sviluppare. Non dico che sia completamente sparito, però sviluppare e poi, ripeto ciò che ho detto, penso che l'intuizione della giovane generazione che va nelle strade in modo non violente per chiedere un mondo sostenibile, vogliono finalmente un'altra civiltà, un'altra logica, valori di base differenti. E dunque è vero che siamo nella fine, nel finale di una società moderna industriale, ma sappiamo bene che il mondo industriale, come è fatto, come è stato creato, non ci può portare a un mondo sostenibile. Dunque sappiamo, abbiamo ben capito che dobbiamo cambiare. E in questo cambiamento il blocco della potenza femminina e del sacro femminino è un blocco importante. Non vuol dire che i maschi non possono contribuire, non ho mai detto questo naturalmente, però il mio femminino piccolo, gentil, molto gentile, però troppo piccolo, almeno per me. Ecco, altra domanda? C'è qualcun altro? Tu avevi una domanda? No, la mia era una considerazione. Facciamo avanti. Salve. Buonasera a tutti, naturalmente. Prof, allora, donna. La donna è il tema della serata. Dal latino domina, che significa padrona, signora.
La mia domanda è: sarà la padrona e la signora del nostro destino, cioè del nostro futuro? Non faccio Grazie. La stessa analisi, perché donna vuol dire dare, quella che dà, celle qui donne in francese. Dunque la donna è quella che dà gratuitamente. Attenzione! Quindi non è una... Domina è donna, donare gratuitamente. Grazie. È la mia interpretazione. Avanti. Marc, posso fare una piccola considerazione? Prima, mentre illustravi il cammino, il ragionamento, insomma quello che viene fuori dalle tue ricerche, pensavo che forse proprio a proposito di linguaggio potrebbe essere interessante considerare il sacro nel femminino e il sacro nel mascolino, perché quello che emerge anche dalle mie personali ricerche è che spesso si cada interiormente, anche sempre su un piano mentale, in una distinzione di genere, come se la differenza fosse tra uomo e donna, e invece no, è la nostra materia che veicola lo spirito e veicola il divino. Questo ci viene insegnato, questo per chi legge in ambito spirituale, a qualsiasi latitudine di questo pianeta. E allora il sacro nel femminino e il sacro nel mascolino comincia ad essere qualcosa di diverso, cioè l'incarnazione del divino all'interno di una forza creatrice femminile, che può essere anche nell'uomo, perché poi alla fine la creazione è di tutti. E dunque l'idea di sacro femminino, sacro mascolino, no, mi suona come una distinzione. Questo è un mondo che è in guerra, come giustamente Franco diceva prima. Dobbiamo ricordare che la famiglia umana è una sola. Questo è un mondo che è in guerra perché non si capisce, perché non sa parlare, perché non ci si intende sul significato delle parole, perché non si scava dentro i significati. Poi alla fine il divino di significati non ne ha poi così tanti. Fondamentalmente tutto quello che è amore, tutto quello che è creazione, è la spinta alla vita, è la spinta divina, è quella che l'umanità sta cercando. Ma era solo questa, mi veniva questo pensiero. Non so, allora, non so se sono riuscita a dire quello che ho pensato. Ma okay. Io direi che sono d'accordo, sì. Ma sarebbe uno sviluppo ulteriore che non ho ancora fatto. Dunque c'è del lavoro, avanti. Allora voglio dire due cosette rapidamente, però secondo me vanno precisate. Allora, Maria di Nazareth è la madre di Dio nella materia. La seconda persona della Trinità è eterna, non è mai nata. Teologia cristiano-cattolica, poi uno accetta o meno, un altro discorso, ma è così. Quindi madre di Dio nella materia, uno. Giovanni Paolo I, 40 anni fa, agosto del 78, per la prima volta ha parlato di Dio padre e madre. Quindi via quell'idea di Zeus, Giove, è completamente altro. Del resto, se si legge la Bibbia ebraica, non si parla della creazione di Adamo, ma dell'Adamev. L'Adamev era l'androgeno. L'umanità che poi si divide, diventa il due e si guarda. Capite? Dall'uno si divide e si guarda. Niente costola, niente queste cose qua. Quindi è subito dall'inizio una realtà paritaria che si divide e si deve reintegrare. Quindi in ognuno di noi, maschio o femmina che sia fisicamente, c'è il maschile e il femminile, ovviamente con gradazioni, ma questo è. Altre due cose e finisco. La donna che fa, cioè il femminile che è in noi, ci introduce alla vita divina, ci permette di generarla. L'intuizione è femminile, perché che cosa è l'intuizione? Ho capito, no? Qualcosa che scende in te e ti arriva così, non è frutto di una elaborazione intellettuale. Certo, collaborano entrambi. Io lavoro intellettualmente e a un certo punto qualcosa mi viene donato,
cioè maschile e femminile, già mentre penso lavorano tutti e due, quindi è sempre così. Quindi più, diciamo, accettiamo queste due componenti, più sicuramente si andrà verso l'equilibrio dell'umanità, per forza di cose. Perché è così, perché noi eravamo così all'inizio, non solo nella tradizione cristiana, in tutti i racconti dell'inizio si parla di questo. Quindi partiamo da un qualcosa e arriviamo a un qualcosa, già ce l'abbiamo così. Ultima cosa, niente, ho finito, grazie. Altre domande? Professore, la mia è una considerazione che nasce dall'osservazione del fatto che tranne... Vicino al micro, così ascolto meglio. Che tranne che Teresa, inizialmente hanno alzato la mano soltanto degli uomini per intervenire su un tema che riguarda profondamente le donne. Allora mi è venuto in mente quello che ricordo d'averle detto al monastero di San Magno, e cioè si interessi di questo tema e ne parli lei, perché a lei la stanno ad ascoltare e lei è un uomo. Allora a me mi duole come donna, per esempio, che ed è provocatorio quello che le dico: secondo lei questa sala sarebbe stata piena di tanti uomini se a parlare di questo tema ci fosse stata una donna? Questo glielo dico perché lei prima, in una maniera veramente fine, ha osservato che il suo sacro femminino è piccolo. E io negli interventi degli uomini ho letto una gran paura. E l'intervento di Teresa è stato profondamente accogliente. Poi ulteriormente precisato in termini proprio intellettuali e culturali dal professore. Allora le faccio provocatoriamente questa domanda: secondo lei questa sala ci sarebbero stati tutti questi uomini? Allora a questa domanda la invito caldamente a proseguire la sua crociata, la sua freccia rossa personale, perché io credo sul serio e profondamente quello che lei ha detto, che riscoprire il sacro femminino nella chiave che poi ha anche declinato il professore sia veramente una pietra miliare, perché noi tutti possiamo convergere verso una società meno conflittuale e meno materialista. Allora, scusami, però se ci sono tanti uomini che fanno le domande, sono qui presenti, c'è almeno uno sforzo di far crescere questo femminino che è basso verso allora, un po' più alto. La mia risposta, uno, è che non so. Non so. Però rispondo con una sfida. Madame, au travail, al lavoro. Vuol dire, se lei viene a fare una conferenza qui, il primo giorno ci saranno 20 persone, ma dopo magari un anno o due ci saranno 200. Perché per il momento non è normale che un vecchio barbone come me che deve parlare del sacro femminino, non è normale. Ci vorrebbe una donna potente che lo faccia a posto mio. Avanti! Dunque, io sono come Giambattista, il precursore, avanti, aspettando che le donne si mettano in piedi per spiegare ciò che hanno qui e sanno meglio di me. Ma dovete fare uno sforzo anche, mi raccomando. Non perché sono femminista, non perché amo le donne, ciò che è vero, ma perché è una necessità per la nostra civiltà, per la nuova generazione che aspetta qualche cosa di nuovo.
ce l'ho qua. Continuo a pensare, mentre si chiacchiera, che si oscilla sempre ed è possibile che si sviluppino degli equivoci, no? Nella mente. Si oscilla sempre tra uomo, donna, donna, uomo, uomo, donna, e sono due piani diversi di cui stiamo parlando. Il divino che è portato a spasso da un corpo femminile, probabilmente esprime quella sacralità in un modo diverso dal divino portato a spasso da un corpo maschile. Allora, il profondo contatto con la propria sessualità, nel termine sacro del termine della parola, è quello che può probabilmente aiutare tutti quanti noi. Il divino oggi in me, in Teresa, che ha un corpo della donna e vive la sua donna, è comunque un divino che ha un potenziale di un certo tipo, ma per il fatto stesso che c'è la forza creativa nella materia, esiste una freccia rossa, perché in questa vita c'è questo corpo di donna. Allo stesso modo l'uomo scopre il suo potenziale, ma deve essere consapevole che questa vita è la vita di un uomo e che non ha comunque nella materia quella forza creatrice. Non funziona dello stesso modo. È una consapevolezza reciproca, ma questo implica uno studio sempre più umile della natura umana, altrimenti non si può arrivare alla natura spirituale. Sempre più umile, questa è almeno la mia esperienza, cioè è anche quello che penso. Esattamente. Anche la Maddalena, che era la più materiale tra tutte le figure, no? Che ha usato il suo corpo, è riuscita a prendere la freccia rossa e è andata. Quindi questa è la dimostrazione proprio che il lavoro grande fa arrivare a grandi risultati. E poi le beghine, da oggi in poi non ci offenderemo più quando ci daranno delle beghine, perché oggi l'accezione... certo, l'accezione è un po' negativa, essere una beghina. Infatti. Vorrei aggiungere, io sono d'accordo, sì. Siamo nei lavori, come sulla strada, lavori in corso, dunque work in progress, perché cominciamo un argomento che non è facile. Vorrei aggiungere una cosa, solamente lanciare una pista. Penso anche che il nostro modo di vivere la sessualità è materialista, è selvaggio, selvaggio, non molto civilizzato, e che si possa, sono convinto, l'ho sperimentato con mia moglie, possiamo reinventare una sessualità più spirituale. Wow, non è facile, eh? Ma fa parte dei lavori in corso, eh? Non è facile, però è questo anche che dobbiamo lavorare. Io in genere non voglio interferire con i relatori perché faccio parte di quel gruppo, quindi mi sembra un po' poco corretto, però vorrei suggerire che il tema è certamente importante, che io condivido tutte le, diciamo, illuminazioni emerse nel corso di questa serata, però dobbiamo avere anche una capacità di storicizzare e capire perché la condizione della donna è questa e come è cominciato. La cosa è cominciata nella preistoria, perché c'è stato un periodo in cui le donne dominavano il mondo. Tutte, se voi andate a Capua, ci sono state delle mater matute o delle donne. Perché? Perché gli uomini all'inizio si sono spaventati. La donna con la mestruazione, ma soprattutto con la generazione di figli, aveva un potere che spaventava i maschi. E i maschi sono rimasti la parte maggiore delle persone. Il padre, il marito, è una superficie fragile che si spezza, perciò arrivano i femminicidi. Poi che cosa è successo? Che i maschi si sono organizzati. Cioè, sto dicendo questo per dire
che viverlo solo nel momento religioso è certamente fondamentale da un punto di vista individuale, ma esiste anche un aspetto politico che va portato alla coscienza, perché la situazione attuale è il risultato di una politica specifica che hanno fatto gli uomini un po' in tutte le civiltà e soprattutto nel mondo occidentale. Sono stati i greci che a un certo punto hanno deciso di negare questo potere invidiato della donna che continua a dare la vita. Tra l'altro, il nostro amatissimo Platone, quando deve parlare di questi problemi, chiama una donna e Diotima fa un discorso sull'amore straordinario, nel quale si parla dell'androgino come origine, quindi maschile e femminili uniti nell'origine, poi la separazione, il dolore, ma l'amore nasce dalla separazione, dalla mancanza. Quando un uomo torna, una donna torna da un viaggio, l'altro gli dice: non mi vuoi bene, non domanda questo, dice: ti sono mancato, c'era qualcosa nella tua unità, nella nostra unità, no? Marito e moglie, due che si amano, sono una unità, e quando uno se ne va la unità si vuole ricostruire. Quindi poi c'è stata tutta questa costruzione che è stata voluta, cioè i tragici greci, Platone, soprattutto Aristotele, hanno detto: non è vero, la donna non ha questo potere, la donna è un contenitore, è una negazione. Ma in questo le religioni hanno una loro responsabilità, tanto è vero che i mistici che hanno fatto così sono stati tutti cancellati. Io ritengo che oltre il discorso religioso vada oggi affermato, come tu vai facendo, io ti ammiro molto, questo aspetto di politica educativa. Cioè, noi dobbiamo far capire soprattutto ai bambini piccoli, perché poi loro interiorizzano i messaggi che arrivano in maniera implicita, ed è un insegnamento molto, molto difficile. Io mi sento ancora più imperfetto di te, mi sforzo, ma io lo faccio con la ragione praticamente, il che non basta. Però sogno veramente una società in cui non si senta ogni giorno dalla televisione o dai giornali che un marito presunto era in realtà un maschio che concepisce solo l'aggressione fisica praticamente, quindi ha paura di questo grande potere sacro che la donna ancora conserva. Che succederà poi quando gli uomini nasceranno nelle provette? Anche questo è un aspetto che andrebbe considerato. Chiedo allora scusa se sono stato molto lungo. Rispondo in poche parole. Come ha detto lei, c'è probabilmente stata una epoca matrilineare dove dominavano le donne, ma non abbiamo scritti, perché non c'era la scrittura a questo momento, dunque è molto difficile di dire come andava. Poi c'è stato il patriarcato e adesso siamo in una fase, mi scuso essere positivo, di finalmente riconciliazione. Non abbiamo più il tempo in questa nuova civiltà di litigare fra il maschile e il femminile in noi stessi e con l'altro sesso. Basta. Adesso dobbiamo inventare, creare un coso nuovo, che non è il patriarcato, che non è il matriarcato, una cosa nuova. Abbiamo bisogno di presentatori per questo, mi raccomando, signore. Ecco, è tutto ciò che posso rispondere. Però sono certo che stiamo andando. Signora, prego. Era soltanto per fare un aggancio con quello che dice il professor Cardino Mia. Lei ha appena accennato all'inizio sul discorso di Platone, ciò che era la potenza in atto di Aristotele. Quindi a un certo punto forse la donna e il sacro femminile non sarà mai atto ma solo potenza. E questo forse lo potevamo
anche intuire e ancora di più nella altra eccezione del termine sacro, che significa violato, significa maledetto, quando lei ha fatto il riferimento all'Inquisizione, quindi alla Giovanna d'Arco. Allora è possibile che nel senso di potere, nel potere femminile, sia la declinazione di potere come possibilità? Non sono sicura di aver ben capito tutto, perché lei parla molto veloce. Ma non so bene che rispondere, perché non so. Penso che... Pure io ho potere, mica. Vedi? Pensano che io devo parlare prima, invece... Penso, sotto la sua domanda, percepisco una definizione del potere che è un po' diversa. E io penso che dobbiamo reinventare il potere, evidentemente. Il potere nel matrilineare era la potenza di dare la vita. Dunque questo corrisponde un po'... Penso che dobbiamo riflettere a tutto questo. Siamo lavori in corso, ma dobbiamo accettare di mettere queste cose in questionamento. E sono d'accordissimo con lei per questo. Dobbiamo ricercare, ripensare, perché il sistema attuale non funziona bene. Dunque, sono d'accordo. Altra domanda. Io sono qua. No, ce l'ho. Grazie. Allora, professore, io intanto prima di tutto mi autodichiaro, io sono femminista da piccola, proprio quando ero proprio piccolina già lo ero. Mi sono occupata per molti anni di questioni di genere, di differenza di genere. Intanto voglio ringraziarla, perché penso che sia una novità molto positiva che un uomo della sua spessore culturale affronti questo tema. Significa, io credo, che c'è stato un cammino importante di tante donne fino adesso che hanno creato le condizioni per cui noi siamo qui questa sera e possiamo parlare, come dire, con molta serenità e tranquillamente, senza scandalo, tra virgolette, di questa cosa. Ora, io quello che vorrei dire è questo, nelle difficoltà che una come me, che si è occupata per tanto tempo di queste questioni, no? E continua a trovare, continua a scontrarsi, no? È proprio questo punto. Cioè, noi è vero che dobbiamo ricevere probabilmente delle sollecitazioni, no? Perché nonostante tante cose che abbiamo fatto, quello che proprio abbiamo difficoltà ancora, tutte, è a riconoscere questo elemento della differenza di genere, ma per una ragione, perché questa differenza di genere per noi è stata per tanto, tanto tempo causa di discriminazioni, di avvilimento della nostra personalità. Perché tante ragazze rifiutano di usare il femminile nel linguaggio? Questo è un tema molto serio. Io sono architetta, va bene? Quando dico così... mi guardano, no? Dice architetta. Molte mie colleghe, la grande maggioranza, dicono io sono architetto. Sul mio timbro professionale c'è scritto architetto, finale. Come mai? Perché molto nella nostra sensibilità, nella sensibilità di tante donne, questo non è vissuto come un problema, ma è vissuto come una conquista, non è vissuto come una diminuzione. Ma il fatto che io posso prendere un titolo che è maschile è un'emancipazione, perché ancora in questo percorso siamo probabilmente a una fase più di emancipazione che di liberazione e di affermazione del nostro genere. Invece questa relazione che ci ha fatto lei questa sera ci invita, io credo, a riflettere, e a me fa molto piacere, dobbiamo farlo in tanti settori, non soltanto ovviamente in quello sacro religioso, che però è molto importante, che perché va a toccare delle parti molto, molto sensibili, molto interiori, però la riflessione su, come dire, sul riconoscimento di noi stesse, no? Questo secondo me è fondamentale per poter mettere le premesse di questo futuro.
Se non diciamo chi siamo, no? Se non ci nominiamo anche con le parole, difficilmente poi potremo, come dire, veramente prendere quello che avete chiamato la freccia, va bene? Cioè portare questo cambiamento rivoluzionario, no? Cosa che io penso però dobbiamo riconoscere che già è cominciata, perché le donne hanno modificato profondamente la nostra società, la nostra è stata definita una rivoluzione dolce, i nostri costumi sono cambiati. Da quando io ero ragazzina, che avevo 13 anni e ho cominciato a frequentare i gruppi di autocoscienza femminista, e poi dopo, quando ho fatto la coordinatrice di un gruppo politico di donne, e allora dei Democratici di Sinistra, vedi, Democratici, no, Democratiche, cioè sono cambiate molte cose. Se noi vediamo le donne che sono oggi nelle istituzioni, e io è una delle cose delle quali sono più contenta, perché quando ho cominciato io 20 anni fa eravamo pochissime, e c'era una resistenza, io la sentivo, dovevo fare delle battaglie per questo. Oggi per noi è normale che questo ci sia, benissimo, però, come dire, che sia normale non è detto che è scontato, non è detto che non dobbiamo vivere con superficialità questa cosa. E io penso che dobbiamo continuare poi in tutti i ruoli in cui siamo, l'architetta, l'ingegnera, no? L'astronauta, no? A continuare a coltivare il nostro femminino. Signora, grazie. Vorrei aggiungere una cosa che è difficile. Quando si vede la reazione dei vescovi di fronte alle beghine, che era nel ventre, paura, panico, perché se tu scopri la potenza del sacro femminino e che sei un maschio, ma c'hai mal di ventre, ci vuole anche un lavoro per riconoscere questa potenza e per riconoscere la mia potenza anche. Ama il prossimo come te stesso, dunque io devo anche lavorare sulla mia paura e sulla mia potenza di maschio. Ma non è facile, signora. Oh, però il fatto di dire abbiamo paura è il primo passo, poi si vede. E penso che studiare la storia ci permette di capire perché l'Inquisizione è stata tanto méchant, cattiva con le beghine. Paura di questa potenza. Questo si deve aggiungere nella riflessione globale. Tu volevi dire qualche cosa? Volevo dire una cosa. Allora, come diceva prima il nostro amico architetta, dove sta? Sta lì? Amica, vabbè, siamo al 50% della crescita. Allora, volevo dire questo. Qua stiamo a Formia, stiamo in Italia centro-meridionale, stiamo in Europa. Riusciamo a parlare serenamente di queste cose. Non è cosa da poco. Non so in quante parti del mondo possiamo serenamente parlare di queste cose così. Quindi è un qualcosa che, tra virgolette, un po' eccezionale, se vogliamo, no? Ne dobbiamo tenere conto. Se dicessimo eccezionale, come farebbe una donna? Un attimo. Voglio finire un attimo il discorso. Nel passato, all'inizio dello scorso millennio, in Cina abbiamo avuto una civiltà estremamente evoluta, la dinastia Song, che io ho studiato perché mi sono occupato di quel mondo lì, talmente evoluta che, come dire, era diventata molto femminile, proprio perché evoluta, ma si era dimenticata di fortificare anche il maschile. Quando sono arrivati i mongoli, diciamo che quando li hanno invasi erano dei barbari rispetto a loro, sono entrati come un grissino nel burro e li hanno annientati. E poi sappiamo i mongoli cosa hanno fatto per mezzo mondo, no? Cosa voglio dire? Attenzione. Noi europei abbiamo la fortuna di poterci
rendere conto dell'immensa importanza del mondo femminile, perché il mondo femminile, come dire, non è che lo vogliamo fare emancipare perché siamo buoni, perché anche a noi maschi, diciamo così, ci conviene assolutamente per completarci. Noi diventiamo veramente uomini, no? Se accogliamo in noi, sto parlando dei maschi, il mondo femminile e viceversa. Ma non su tutta la terra è così. Quindi non dimentichiamoci che questo va protetto, assolutamente. Perché mi è venuta in mente la Cina? Perché mio figlio è stato 40 giorni in Cina ed è tornato, mi ha raccontato delle cose della vita concreta di là, che io ho trovato folli, no? Il famoso Grande Fratello di Orwell, là l'hanno realizzato. Perché se io con questo qui, in Cina, faccio tutto quello che voglio, secondo, come dire, il confine cinese, chiaramente non c'ho Google Map, non c'ho Facebook, non c'ho niente, c'ho solo quello che mi serve per la Cina. E se io per sbaglio vado a scrivere Hong Kong qua sopra, mi arriva un messaggio: attenzione, tu hai scritto Hong Kong, è vietato. Se lo scrivi un'altra volta, tu con questo qui non puoi fare più niente. Fare più niente non significa che io non vado su Facebook cinese, su WhatsApp cinese, quelle cose lì. Io non posso vivere, perché con questo si compra tutto. Non ci sono i soldi che girano, i contanti in Cina. C'è questo. Tu fai così e compri. Ora, se quelli te lo bloccano perché tu hai scritto Hong Kong, tu non fai proprio più niente, capite? E noi ci stiamo facendo penetrare da un'economia che è retta da questo tipo di potere. Ci preoccupiamo degli immigranti che vengono dal Nord Africa, dei musulmani, tutte queste cose qui, non guardiamo questa vera minaccia. Attenzione, non voglio fare nessuna crociata contro i cinesi, ma voglio dire che queste cose meravigliose che abbiamo conquistato qui in Occidente, in Europa soprattutto, le possiamo perdere da un momento all'altro. Se noi non diventiamo, oltre che evoluti a tutti i livelli, anche forti. Capite che voglio dire? Io questo l'ho visto dopo i racconti di mio figlio in maniera tremenda, tremenda. Lui si è rapportato con persone che pensavano che l'Italia fosse uno dei posti, delle regioni degli Stati Uniti d'America. Non sapevano così, non sapevano niente di quello che era accaduto, per dire, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Significa una cosa, che ci sono pochi cinesi che vengono qua in Occidente, si informano, studiano, ritornano lì e dominano una massa spaventosa che però, finisco, attraverso le vie della seta, le nuove vie della seta, come un cancro che si diffonde, sta prendendo tutto. Altro che riuscire a recuperare il mondo femminile. Capite che voglio dire? È una cosa meravigliosa che stiamo facendo qui, grazie a Mark, grazie a voi che state qui. Però guardate, lo dobbiamo difendere, è una culla di civiltà che naviga in acque tempestose. Scusate, grazie. Voglio dire una cosa a proposito di ciò che hai detto, è vero e non vero, perché le statistiche che conosco io mostrano che ci sono in Cina 2 miliardi di gente, 1,4 miliardi, però ci sono 200, 300, 400 milioni che riscoprono la dimensione spirituale, sono naturalmente messi da parte dal regime, però sono là. È una potenza molto forte. Dunque la giovane generazione magari sta andando in questa direzione, non sappiamo. Possiamo dire che nell'Islam mondiale ci sono anche 200-300 milioni di gente che cambiano paradigma dal di sotto. Però a volte e molto spesso sono silenziati dal sistema, ma anche in Francia, se tu sei gilet jaune, sei silenziato dal potere, è la stessa cosa in un certo senso. Bene, volevo solamente aggiungere questo, sono più ottimista di lui, ma va bene. No, io non sono pessimista, sono realista. Tu sei più... Beh,
Stasera abbiamo la possibilità di ammirare un'opera di contemporanea di artigiani vietresi, gentilmente offerta dal signor Damiano Di Tucci, e lì su Maioli, che c'è una Madonna del Latte, una bellissima rappresentazione della Vergine, e possiamo ammirarla, e gentilmente offerta, quindi quando uscite magari potete passare di là. Verrà tra l'altro esposta, mi diceva Damiano, correggimi se sbaglio, presso un vicolo di Via Indipendenza, all'ingresso di un vicolo di Via Indipendenza, a breve. Ci sono altre domande? Altre curiosità? Altre considerazioni? Va bene, allora concludiamo. Sì, vi ricordiamo che abbiamo qui il libro di Marc disponibile per chiunque voglia approfondire. La nuova civiltà sostenibile è pronta, che tra l'altro riprende in parte questi argomenti. E poi volevo anticiparvi che la prossima volta saremo qui il 16 novembre con uno studioso, il professor Paolo Trianni, che è esperto del gesuita, del grande gesuita Teilhard de Chardin. E quindi avremo occasione nuovamente di esplorare i confini tra la scienza e la spiritualità. Grazie, buonasera a tutti.